Questo è il canale delle Missioni Cristiane Internazionali Avventisti del Settimo Giorno Movimento di Riforma. Ricorda di seguire la nostra programmazione. Tutti i giovedì alle 19, il venerdì alle 20:30, il sabato alle 11:15 e la domenica alle 16. Ricorda di iscriverti al canale per essere aggiornato su ogni prossimo video. Seguici anche sul nostro sito www.avventismo.com, dove troverai ulteriori contenuti e tutte le informazioni per contattarci. Grazie e buona visione. Buongiorno e buon sabato a tutti, è di nuovo un piacere e un onore trovarsi insieme. Vogliamo invocare la presenza del Signore in una preghiera. Padre Santo, che troneggi nell'alto dei cieli e sei anche qui in mezzo a noi, ti ringrazio più di ogni altra cosa di aver dato tuo figlio Gesù a morire per tutti quanti noi. Ti chiedo, Signore, di essere presente durante questo studio, di far discendere su tutti quanti noi il tuo Santo Spirito affinché possiamo comprendere le belle parole che tu vorrai darci e il cibo materiale, il cibo spirituale di cui vorrei nutrirci anche quest'oggi. Ti prego, Signore, per tutti coloro che sono in ascolto in questo momento, ti prego per le loro famiglie e per i loro cari affinché possano ricevere le tue benedizioni speciali che tu elargisci in questo santo giorno. Ogni cosa te la chiedo non per merito, perché non ne ho alcuno, ma solo se nella tua volontà, per i meriti di Cristo Gesù, che con te lo Spirito Santo regnate nei secoli dei secoli. Amen. Bene, questo studio prende spunto da una frase celeberrima di Cristo Gesù che troviamo in Giovanni, il capitolo 17, al versetto 21. La scrittura dice: affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questa è una delle ultime preghiere che Cristo fa per i suoi discepoli, a meno che fa in maniera pubblica per i suoi discepoli. E la grande richiesta che fa al Padre è semplice: prega per l'unione della Chiesa, prega per l'unione dei suoi, prega per l'unione di questo gruppo nascente, che possa quindi dare un'impronta unica a questa Chiesa nascente, ossia questa unione che è la manifestazione, il riflesso dell'unione tra Cristo e il Padre. Certo, dovremmo prima comprendere di che tipo di unione stiamo parlando, affinché possiamo arrivare a comprendere qual è il desiderio di Cristo per tutti quanti noi. In Deuteronomio, al capitolo 6, nel versetto 4, è scritta una frase celeberrima, dove Mosè dice: ascolta Israele, l'Eterno è il nostro Dio, l'Eterno è uno. La presentazione di Dio è la presentazione di un'unità, di un singolo Dio. Eppure la scrittura originale lascia spazio a una misinterpretazione. Esattamente l'Eterno è uno nella versione originale è Adonai Ehad. L'errore grammaticale che potremmo trovare in italiano sta proprio in questo: Adonai è plurale, Ehad invece è singolare, è uno. La traduzione letterale di Adonai dovrebbe essere i signori, anche se viene utilizzata appunto per indicare l'Eterno, per indicare il Signore, sempre al plurale, mentre viene utilizzato il singolare Adon, generalmente riferito ad una persona. È chiaro che questo uno, questo Ehad che viene utilizzato, deve avere un significato diverso, o almeno più profondo, o un concetto sicuramente unico che il Signore vuole esprimere, ed è quello a cui Cristo si ispira quando utilizza lo stesso termine nella sua preghiera per tutti quanti i fedeli. Cosa significa quindi Ehad? Ehad è legatosi all'uno, ma in una maniera diversa dal concetto che noi abbiamo di questo che può sembrare semplicemente un numero. In Zaccaria, al capitolo 14, il versetto 9, leggiamo: l'Eterno sarà reso tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome.
Ancora una volta, quando si parla del ritorno di Dio sulla terra, quando si parla del ritorno di Cristo, si parla dell'eterno e si parla di soltanto l'eterno. L'espressione che viene utilizzata, o meglio il termine che viene utilizzato, è di nuovo questo Echad. E questa espressione però non viene utilizzata esclusivamente per Dio, ma viene utilizzata anche nel caso in cui ci si riferisca a uomini. Ed è particolare una frase altrettanto celebre che viene utilizzata già nella Genesi, il contesto in cui venga utilizzato proprio questo termine. Lo leggiamo in Genesi al capitolo 2, il versetto 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Questa espressione una sola viene tradotta con lo stesso termine originario, di nuovo questo Echad, e vediamo che il vincolo matrimoniale fa sì che l'uomo e la donna diventino agli occhi di Dio una sola persona, una sola carne, anche se noi vediamo che fisicamente non avviene esattamente questo. Naturalmente tutto ciò è allegorico, naturalmente questo ci fa comprendere come l'unione tra marito e moglie sia così forte al punto tale che venga utilizzata da Cristo stesso per spiegare la sua unione, il suo vincolo d'amore con la sua sposa, con la Chiesa stessa. Probabilmente questa allegoria spiega perfettamente la preghiera di Cristo. Questa è l'aspettativa che Cristo ha per noi, di una Chiesa i cui membri siano così strettamente uniti tra di loro, così come lo dovrebbero essere marito e moglie, così come Cristo lo è con la sua stessa Chiesa. Nel libro di Esdra, capitolo 2, il versetto 64, leggiamo: tutta l'assemblea insieme era di 42.360 persone. È incredibile che in una folla così grande, ripeto, il numero è di 42.360 persone, l'assemblea venga indicata con lo stesso identico termine. Ciò ci fa comprendere che il numero di persone non deve e non può essere un ostacolo all'unione prospettata da Cristo stesso. Ciò ci fa comprendere che l'obiettivo di Dio è che un'assemblea intera, una chiesa intera, una famiglia così grande possa essere di per sé unita nella stessa maniera in cui il padre è unito con il figlio. E c'è un'altra espressione interessante nella scrittura che vorrei far risaltare, e la leggiamo in Genesi al capitolo 1, nel versetto 5. E Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. È interessante vedere che quest'ultima parte, il primo giorno, la parola giorno venga tradotta di nuovo con questo Ead, come il giorno e la notte vengano quasi fusi in uno soltanto nell'espressione primo giorno, come due realtà completamente diverse, appunto il giorno e la notte, possano diventare agli occhi di Dio una sola cosa. Questo ci fa comprendere che le nostre differenze non possono e non devono essere un ostacolo affinché ciò avvenga, affinché l'unione della Chiesa possa veramente essere la massima espressione del vincolo d'amore che vi è fra i fratelli e che soprattutto vi è tra l'uomo e Dio. In Prima Pietro, capitolo 5, versetto 8, è scritto: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Questa espressione è bella, affascinante, anche è chiara dell'immagine che vuole dare. L'espressione di un leone ruggente che è affamato. E va in giro perché giustamente sta cercando una preda, sta cercando del cibo. Questa simbologia viene utilizzata per descrivere la brama di sangue, potremmo dire, del nemico di Dio.
Non so se avete mai visto qualche documentario sui leoni stessi. E il leone ha una caratteristica: quando prima di attaccare una preda la studia. E raramente si è potuto vedere che un leone o più leoni attacchino una preda, ma quando è in branco. Cercano sempre di attaccarla quando è da sola. E lì dove ci si trovi davanti a un branco, non so, davanti a un branco di bufali, la prima tattica del leone è quella di riuscire a distrarlo, a distrarre la preda e a farlo allontanare dal branco. Perché? Perché così sarebbe, diventa automaticamente più debole, più facile a cadere nelle sue grinfie. Questa tecnica viene utilizzata ed è stata utilizzata nella storia per le grandi conquiste. C'è un detto, dividi et impera, che viene utilizzato da secoli, viene attribuito storicamente a Filippo il Macedone, altri lo attribuiscono allo stesso Giulio Cesare, ma al di là di chi possa essere stato il primo ad affermare questa celeberrima frase, è chiaro che stiamo parlando comunque di una strategia vincente. Nel 168 a.C., il console Lucio Emilio Paolo riuscì a sconfiggere finalmente il re Perseo di Macedonia. Ed è singolare ciò che fece dopo essere riuscito in questa impresa. La prima cosa che fece in assoluto fu quella di dividere la Macedonia in quattro diverse repubbliche, tutte singolarmente sotto il dominio, o potremmo meglio dire sotto il giogo di Roma stessa. E tutto questo con un fine ben chiaro. Tutto ciò era finalizzato ad indebolire la nazione, ad evitare che questa potesse organizzarsi e potesse di nuovo rivoltarsi contro Roma. Nell'Apocalisse capitolo 2, versetti 4 e 5, è scritto: «Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto, se non ti ravvedi». Il grande peccato di cui è accusata questa chiesa, la prima delle sette chiese, la chiesa apostolica, la chiesa di Efeso, quella definita appunto desiderabile, è di aver lasciato il suo primo amore. Questo fu il grande peccato che venne adesso attribuita, questa mancanza di unione tra alcuni membri e tra questi e tra alcuni membri e Dio stesso. E questo avrebbe portato lo stesso Cristo ad allontanarsi da questa chiesa e a rinnegarla, qualora non fosse tornato indietro, qualora non avesse cambiato il suo modo di fare. È chiaro che questo è un monito non solo per la chiesa di Efeso, ma è un monito per tutta la chiesa, ed in particolare potremmo dire per l'ultima chiesa, per la tiepida Laodicea. Nel libro di Malachia, al capitolo 2, al versetto 10, c'è una domanda retorica interessante che ognuno potrebbe porre a se stesso. La scrittura dice: «Non abbiamo tutti uno stesso Padre, non ci ha creati uno stesso Dio. Perché dunque agiamo con perfidia l'uno verso l'altro, profanando il patto dei nostri padri?» Sono domande che fanno riflettere, a cui penso tutti quanti noi possiamo dare singolarmente una risposta a noi stessi. Ma la domanda è effettivamente ci stimola a ragionare su un fatto chiaro, su un fatto che noi tutti conosciamo, sul fatto che abbiamo tutti uno stesso padre, che veniamo tutti da uno stesso seme e che non c'è ragione di fare guerra tra di noi. Non c'è ragione perché dobbiamo tutti quanti collaborare ad un piano comune, al bene comune, al bene di questa famiglia allargata che Cristo stesso ha creato su questa terra. Dovunque andiamo, vediamo che vi sono divisioni di credo, divisioni di etnie, divisioni di rango, divisioni di pensieri, di idee, di culture diverse. Eppure io mi chiedo e vi chiedo, se qualcuno di noi avesse un incidente, avesse bisogno di una trasfusione, potrebbe sincerarsi di cosa?
che al di là del primo problema, quello di trovare un donatore con sangue compatibile, tutte queste differenze non ci sarebbero. Il sangue di un altro uomo, di un'altra donna, a prescindere dall'etnia, dal colore della pelle, a prescindere dallo stato sociale o culturale dello stesso, sarebbe lì dove abbiamo lo stesso gruppo perfettamente compatibile col mio. Questo mi fa comprendere, ci fa comprendere che c'è un'unione santa e sacra che lega gli uomini e fa sì che i figli di Dio, ancora di più, quelli che non sono figli di Dio solamente nominalmente, coloro che fanno le opere di Dio, possano e debbano manifestare quest'unione all'interno dei propri gruppi, all'interno delle chiese, all'interno delle proprie case e soprattutto all'interno delle nostre stesse famiglie. In Galati 3, versetti che vanno dal 25 al 28, sta scritto: «Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, perché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo». Non c'è né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché siete tutto, tut, siete, siete, perché tutti siete uno in Cristo. Siamo tutti diversi sicuramente e effettivamente ci sono delle differenze tra uomini e donne, tra uomini e uomini. Eppure queste differenze non vengono viste da Cristo e non vengono viste dal cristiano con gli occhi della fede. Questo perché dinanzi a Dio non esiste tutto ciò. Dinanzi a Dio vi è una sola chiesa, vi è una sola sposa, unita, che ha dei membri uniti. E l'obiettivo di Dio è appunto questo, che l'unione della chiesa possa manifestare questo grande amore che Dio ha manifestato per noi e che possa manifestare il fatto che siamo Suoi figli. Le nostre differenze non devono essere un limite, ma devono essere un'occasione per sfruttare le caratteristiche e i talenti che Dio ha donato all'altro. Ecco perché troviamo scritto in Prima Corinzi 12, i versetti che vanno dal 20 al 27: ci sono invece molte membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano: io non ho bisogno di te, né parimenti il capo può dire ai piedi: io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo che sembrano essere le più deboli sono molto più necessarie delle altre, e quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo le circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggiore onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Ogni membro del corpo collabora per il benessere comune. Ogni membro del corpo ha una caratteristica, non vive solo esclusivamente per se stesso. Agisce non seguendo le proprie stesse ambizioni, i propri desideri, ma seguendo delle direttive precise che vengono date direttamente dal capo. Sappiamo che il capo di questo corpo è solo ed esclusivamente Cristo. Pensate, nel corpo sono state riconosciute circa 37.000 miliardi di cellule. C'è addirittura uno studio che dice che siano 100.000 miliardi o più. E le cellule del nostro corpo sono di più di 200 tipi diversi, tutte che si originano a partire da un'unica cellula, una cellula totipotente, e sono però tutte perfettamente integrate tra loro, strettamente unite, ma per alcuni versi addirittura autonome. Ma tutte sono disposte anche a morire per il bene del corpo stesso. Nel momento in cui capita che vi è un'ipossia, una carenza di ossigeno nell'organismo, le stesse cellule sono capaci di privarsi di questo stesso ossigeno
per lasciarlo a degli organi più nobili, primo tra tutti il cervello. L'amore che vi è tra i cristiani deve essere disposto a fare questo, deve essere disposto ad arrivare al gesto estremo, quello di dare addirittura la vita per i propri amici. Questo ci fa comprendere quanto l'amore di Cristo fosse forte nei nostri riguardi ed è forte nei nostri riguardi e quanto un vero cristiano debba riuscire a provare, a riflettere questo amore nel rispetto dei fratelli, degli amici, del prossimo che Cristo stesso ha posto vicino a lui. È strano che le nostre singole cellule spesso e volentieri siano da sole più avvedute di noi stessi. In Efesini al capitolo 4 vorrei leggere i primi tre versetti e poi il versetto 13. È scritto: «Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace». E nel versetto 13 è scritto ancora: «Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo». Qui vi sono diverse esortazioni fatte da Paolo stesso, diverse richieste che vengono fatte agli uomini e che vengono fatte a Dio, affinché Dio dia agli uomini la capacità di riuscire in questa grande impresa. Quella del convivere, quella dello stare insieme, quella del sopportarsi a vicenda, quella di manifestare, di conservare un'unione, ma un'unione di spirito nel vincolo della pace. E soprattutto Paolo parla di un'unione potente, un'unione di fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Non parla di un'unione a tutti i costi, parla di un'unione con queste regole, con queste direttive precise, l'unione di fede e di conoscenza del figlio di Dio. Questo perché l'unico modo perché ci sia una vera unione tra gli uomini è questo collante comune dell'amore che possiamo solo ricevere e riflettere se abbiamo questo legame con Cristo. L'obiettivo di Dio che viene espresso in queste parole di Paolo sono appunto questo, quello che noi tutti arriviamo alla pienezza, alla statura di Cristo, ma ci arriviamo nell'unità. L'unità non è una caratteristica secondaria della perfezione, ma è una caratteristica peculiare della perfezione stessa. Ma andiamo avanti e cerchiamo di spiegare meglio questo concetto. In Atti al capitolo 1, al versetto 14, è scritto: «Tutti costoro perseveravano con una sola mente nella preghiera e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui». E in Geremia 32, il versetto 38 e 39, è scritto: «Essi saranno per me il mio popolo e io sarò per loro il loro Dio. Darò loro un solo cuore, una sola via, perché mi temano per sempre per il bene loro e dei loro figli dopo di loro». La prima descrizione che troviamo è quella di uomini, di 12 uomini, o meglio 11, sono quelli che erano rimasti, di discepoli che erano rimasti di Cristo, di donne che avevano seguito Gesù, in particolar modo si parla di Maria, madre di Gesù, o di Gesù uomo, e dei suoi fratelli. Questi uomini erano tutti quanti uniti con una sola mente. La descrizione che viene fatta di questa unione in una sola mente è forse difficile da comprendere per noi tutti. L'idea che tanti uomini e tante donne insieme possano pensare all'unisono e possano avere un'idea comune è difficile. L'idea addirittura che in un matrimonio un uomo e una donna abbiano lo stesso pensiero, le stesse idee, è complicato, non sempre accade. Eppure questi uomini riuscirono a raggiungere questo obiettivo, riuscirono a raggiungere questo scopo. Quegli uomini che una volta litigavano tra di loro per chi dovesse essere il primo, questa volta avevano superato questo limite, avevano superato questo ostacolo tra di loro. Ebbero 10 giorni dopo l'ascesa di Cristo Gesù per dedicarsi alla preghiera, per dedicarsi al digiuno,
per confessarsi i falli l'uno degli altri e per raggiungere questa unione tanto sperata e tanto desiderata dal Cristo stesso. E fu grazie a ciò che riuscirono ad ottenere un dono importante. Il dono a cui spero tutti quanti anche oggi auspichiamo, ossia il dono dello Spirito Santo. Oggi noi tutti vogliamo, desideriamo, sappiamo che dobbiamo prepararci per la discesa dell'ultima pioggia. E sicuramente possiamo leggere nelle pagine delle scritture quali sono stati i mezzi utilizzati dai nostri predecessori per raggiungere questo scopo divino, potremmo dire. E uno dei mezzi utilizzati fu appunto questo, l'unione della Chiesa, l'unione delle famiglie. In Geremia ci viene detto cosa? Che il dono che Dio avrebbe fatto a Israele sarebbe stato appunto questo, quella di dare a loro un unico cuore, un'unica via. E questo sarebbe stato una benedizione non solamente per loro, ma anche per i loro figli e per i figli dei loro figli. In Romani al capitolo 12, versetto 5 è scritto: infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Qui c'è un'altra immagine che viene utilizzata più volte dallo stesso Paolo, quello delle molte membra. Ma c'è un concetto molto più forte, secondo me, perché non si parla solamente di membra che si sono integrate tra di loro, membra che non hanno più queste, che non riconoscono più le diversità come un limite, ma come una ricchezza, ma si parla di membra che fanno parte l'uno dell'altro. Sono diventati uno la parte integrante dell'altro. Noi dovremmo riuscire a raggiungere questo grande obiettivo nel nostro vivere comune e soprattutto nelle nostre chiese. L'obiettivo comune qual è? Quello di far conoscere il messaggio di Cristo. E in quale modo potremmo più che altro parlare di Cristo, o meglio testimoniare di Cristo, se non facendo conoscere, testimoniando, riflettendo questa unione e questo amore reciproco che Cristo ci ha insegnato e ci ha donato. Nel libro del Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, versetto 35, è scritto appunto: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo passo, secondo me, dovrebbe farci riflettere non poco. Perché? Perché c'è un concetto che sembra del tutto nuovo ed estraneo al popolo di Israele, e probabilmente lo è anche per noi. L'unico aspetto che viene analizzato qui è quello dell'amore reciproco. Non si parla più di una chiesa che abbia fede. Non si parla di una chiesa che abbia un Dio, non si parla di una chiesa che conosca i 10 comandamenti o li mette in pratica. Non si parla di una legge imposta da Dio, ma si parla di un aspetto che è il risultato di tutto ciò. L'amore reciproco è il risultato di tutto ciò ed è l'unico segno, il grande segno, che gli uomini, che Dio stesso utilizza per riconoscere i suoi. I discepoli di Dio hanno tutti questa caratteristica, sanno amare il prossimo e lo fanno reciprocamente. Nel libro di Matteo, al capitolo 25, se ricordo bene, possiamo vedere che quando Cristo viene dà un'immagine di sé, di un Dio che divide le pecore dai capri. Un Dio che facendo questo non utilizza come metro di misura la legge, non utilizza come metro di misura questo strumento che era l'unico che veniva utilizzato e che veniva riconosciuto come dagli ebrei come mezzo del giudizio, ma utilizza un mezzo che è un mezzo diverso. Riconosce la differenza tra pecore e capri nel loro comportamento, in ciò che hanno fatto nella loro vita,
se hanno dato da mangiare agli affamati, se gli hanno dato da bere, se hanno dato asilo ai forestieri, se sono andati a trovare per i carcerati, se hanno coperto le nudità del fratello. Questo non è per scavalcare la legge, anzi, ciò non è, non si limita all'osservanza della legge. Chi fa tutto ciò non osserva soltanto la legge, ma fa di più, la mette in pratica. Amando il prossimo, amandoci gli uni gli altri, essendo uniti, noi pratichiamo la legge. In Filippesi, al capitolo 2, versetti che vanno dal 2 al 4, Paolo dice: rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. La preghiera di Paolo è legata a una premessa: rendete perfetta la mia gioia. È straordinario questo personaggio che ha così tanto a cuore la propria chiesa, che gioisce in questo, gioisce nel vedere, nel pensare ad una chiesa unita, a pensare a un gruppo che cresce e che manifesta amore l'uno per l'altro. E qui, oltre all'amore reciproco, vengono inclusi altri concetti che naturalmente sono già inclusi nell'amore in sé. Parla di stima reciproca, parla di un invito fatto a tutti quanti gli uomini nella stima dell'altro più di se stesso e nel dare la precedenza all'interesse altrui. Sembra un concetto facile, ma sicuramente non è così nel quotidiano. È difficile che un uomo arrivi a stimare un altro, il prossimo, più di se stesso. Ed è difficile che si arrivi addirittura ad anteporre l'interesse di chi ci sta vicino al proprio. Io più che difficile direi è impossibile, o è umanamente impossibile, ma sappiamo che per Dio nulla è impossibile. Vorrei parlarvi anche di un concetto antitetico a tutto ciò che abbiamo detto finora, e vorrei parlarne leggendo dei versetti in Romani al capitolo 16, versetti 17 e 18. Or io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghevole parlare seducono i cuori dei semplici. Questi altri passi ci fanno comprendere che è bene che l'uomo non sia unito a coloro che dice la scrittura, camminano nel consiglio degli empi. È bene che non sia unito a coloro i quali non praticano la legge di Dio, non riconoscono Dio come l'unico vero Dio, non si sottomettano a Cristo stesso. È bene che da ciò noi siamo del tutto separati. L'unione deve essere all'interno delle nostre stesse chiese, non deve essere all'esterno con il mondo. Noi dobbiamo camminare nel mondo, dobbiamo predicare la parola di Dio nel mondo, ma allo stesso tempo Dio ci invita a non contaminarci col mondo stesso. Questo porterà solamente la rovina di noi stessi e di coloro a cui siamo legati. Lo stesso Cristo sottolinea questo concetto dicendo: non pensate che io sia venuto a mettere la pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada, perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Lo stesso Cristo qui esprime un concetto che è antitetico a tutto ciò che abbiamo detto fino adesso, ed è strano anche detto dallo stesso Gesù. L'immagine di Gesù che viene a mettere la divisione invece che l'unione in una casa, in una famiglia, è un'immagine sicuramente diversa da quella da cui siamo abituati. Eppure ben venga questa divisione
coloro che non sono uniti con Cristo. Questo perché? Perché il rischio è grande, il rischio è grande per tutto quanto il popolo di Dio di perdersi davanti ad altre cose, davanti ad altri idoli. Anche mettere dinanzi a Dio un padre, una madre, un figlio, una figlia, anche questo è un grande peccato agli occhi di Dio e anche questa è una cattiva testimonianza che diamo agli altri. E soprattutto questo ci mette su una cattiva strada che ci allontana da Dio stesso. Se vogliamo davvero salvare noi stessi e il nostro prossimo, dobbiamo prima cosa scegliere quali sono le nostre priorità. E la priorità più grande per un cristiano è Cristo stesso. Chi ama il prossimo è prima unito con Cristo e non farà mai nulla che possa offenderlo. O non si legherà mai con chi possa offendere il Cristo. Vorrei andare alla conclusione leggendo qualche altro versetto, primo tra tutti in Seconda Cronache, al capitolo 5, versetti che vanno dall'11 al 14. Ora, mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, tutti i sacerdoti presenti, infatti, si erano santificati senza osservare l'ordine delle classi, e tutti i leviti cantori, Asaf, Eman, Jedutun, e i loro figli e i loro fratelli vestiti di bianco lino, con cembali, arpe, eccetera, stavano in piedi all'est dell'altare, e con essi 120 sacerdoti che suonavano le trombe. Quando i trombettieri e i cantori, come uno solo, fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare l'Eterno, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e di altri strumenti musicali, lodarono l'Eterno, perché è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Avvenne che la casa dell'Eterno fu riempita da una nuvola, e i sacerdoti non poterono rimanere a servire a motivo della nuvola, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa di Dio. Questa scena veramente è straordinaria. Questi uomini, grazie alla loro voglia, grazie al loro desiderio di lodare l'Eterno e di essere uniti in questo. Qua parla addirittura di uomini che hanno cominciato a suonare, a cantare e a celebrare l'Eterno con delle voci che sembravano una soltanto, un'unica grande voce che lodava l'Eterno e che parlava della sua bontà e della sua benignità. Quando ciò accadde, accadde anche qualcosa di straordinario. La presenza di Dio fu in mezzo a loro, la gloria di Dio scese in mezzo a loro e scese in maniera così forte e così presente che gli stessi sacerdoti dovettero uscire al di fuori del tempio perché la nuvola che avvolgeva l'Eterno e aveva preso possesso di tutto quanto, di tutto, di ogni spazio all'interno dello stesso tempio. Questo è un augurio anche per noi stessi. Questo è ciò che accadrà quando il Signore troverà un gruppo, una chiesa unita. Una chiesa unita, una famiglia unita, una casa unita che loda l'Eterno, a sua volta avrà questa grande benedizione di vedere scendere la gloria dell'Eterno su di lui o su di loro. In Matteo 18, versetti 19 e 20, Cristo dice: Ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Cristo ha sempre promosso le riunioni, ha sempre promosso le adunanze tra i fratelli, anzi consiglia di fare richieste insieme, di fare richieste all'unisono, di richiedere insieme la stessa cosa e ciò farà in modo che il Signore ascolti ancora più attentamente, qualora fosse possibile, la nostra voce e ci conceda ciò che noi stessi chiediamo. L'augurio di Cristo è appunto questo, il consiglio di Cristo è sempre questo, che stando uniti possiamo avvicinarci sempre di più a Dio, come sostenendoci a vicenda. E vorrei chiudere con un salmo, Salmo 133, i versetti che vanno dall'1 al 3.
Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino insieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita in eterno. Amen. Preghiamo. Padre Santo, che troneggi nell'alto dei cieli, ti ringrazio ancora una volta di averci dato questa grande occasione di essere qui riuniti, anche se virtualmente. Ti prego, Signore, per l'unità della tua Chiesa, ti prego per l'unità all'interno delle nostre case, delle nostre famiglie, e ti prego nell'unità dell'amore reciproco e più di ogni altra cosa affinché tutto ciò avvenga stretti attorno a te, perché solo attraverso l'unione con Cristo potremo avere amore per il nostro prossimo. Ti prego, Padre, di benedire le nostre case, le nostre famiglie con la tua presenza, di donarci il tuo Santo Spirito, di avere pietà per le nostre mancanze e di fare in modo che possiamo sperimentare il tuo grande amore verso di noi nella quotidianità e nell'affetto fraterno. Ogni cosa te la chiedo non per merito, ma solo per i meriti di Cristo Gesù, e tutto sia fatto secondo la tua volontà. Amen. Di nuovo buon sabato a tutti. Ciao.